Buonasera, benvenuti a 7 e mezzo. Stasera parliamo di trasporti. Sapete che in queste ultime ore l'agenzia TPL, il trasporto pubblico locale, è alle prese con la gestione Green Pass che ha provocato un numero consistente di corsie, di corse che sono dovute gioco forza saltare per la mancanza di autisti. Io ringrazio in collegamento con noi il presidente della TPL di Brescia, Giancarlo Gentilini. Buonasera, presidente. Buonasera. Innanzitutto benvenuto allora a 7 e mezzo, visto che è la prima volta che abbiamo modo di interloquire, e anzi la prima occasione l'aspetto anche in studio, così sarà più facile l'interlocuzione. Ma innanzitutto la ringrazio molto per la sua disponibilità di queste ore nella giornata di ieri, anche se non era un'intervista ufficiale. Con i dati che ci ha fornito, noi abbiamo fatto un titolo sul nostro giornale online un po' forte, e citando anche un po' un proverbio, abbiamo detto: causa Green Pass, le corse saltano come cavallette. Anche perché effettivamente ieri, insomma, il dato era molto pesante, quello che ci avete dato. Scusi il gioco di parole. Oggi, innanzitutto, la situazione com'è andata, Presidente? Intanto ringrazio lei e i telespettatori che mi danno questa disponibilità per dare qualche informazione. Oggi è stata una giornata abbastanza pesante. Era previsto un significativo salto di corse in crescita rispetto al giorno precedente e sostanzialmente questa previsione si è avverata, quindi sono saltate sul trasporto extraurbano circa un 170 corse. Situazione diciamo meno pesante, ma per una differenza strutturale sulla città dove i disagi sono un po' attenuati dalla frequenza delle corse. Complessivamente è una situazione abbastanza pesante. Ecco, senta, innanzitutto chiariamo che questo discorso e questa situazione si è venuta a creare proprio in concomitanza con l'entrata in vigore del Green Pass e per l'assenza di autisti. Ci può dire a qualche dato relativo a quanti autisti, insomma, non si sono presentati, verosimilmente per questo motivo, anche se non siamo così certi che sia tutti per questo motivo, perché poi, come lei ci spiegherà, ci sono tanti certificati medici. Sì, diciamo che siamo partiti da venerdì, primo giorno di introduzione dell'obbligo del Green Pass, con una situazione già significativamente pesante che vedeva circa una trentina di assenze di Green Pass sull'extraurbano e un'altra trentina circa anche sul trasporto urbano, su Brescia Trasporti. Complessivamente le assenze superano il centinaio di persone. Il dato anomalo che possiamo leggere è che rispetto a una media del periodo c'è almeno un doppio di certificati medici. La stagione dell'influenza ancora non è iniziata, anche se ci sono le prime avvisaglie, però ecco, questo è un dato abbastanza significativo. Quindi lei mi sta dicendo che mancano alla fine, in questo periodo, in questi giorni, 100 autisti, 100 persone. Mediamente l'assenza di questo periodo è al massimo di 50, non essendoci l'influenza ancora entrata nella stagione. Quindi sono assenze verosimilmente dovute a persone che non hanno il Green Pass e quindi non si sono presentate al lavoro. Ma diciamo che l'assenza del Green Pass in una qualche misura è stata prevista, nel senso che le aziende hanno comunque censito questa condizione dei dipendenti. Quello che non era prevedibile era l'assenza per le malattie. Oppure la dinamica che si è sviluppata poi, per cui qualcuno aveva dichiarato di non avere il Green Pass e poi si è presentato al lavoro ma non consentendo di organizzare i turni, oppure viceversa qualcuno che aveva dichiarato di avere il Green Pass e poi all'ultimo momento non l'ha rinnovato, comunque ha dichiarato non si è presentato al lavoro per quel motivo. Quindi è una situazione difficilmente gestibile in quanto assolutamente non prevedibile.
Quindi ci sono comunque il 50% di malati in più in questi giorni, sostanzialmente. In questi Sì, 2 giorni voi questo avete il 50% di malati in più. Mi faccio aprire una parentesi che non la riguarda e vorrei proprio parlare ai medici di base, ai medici di famiglia, perché con il tutto rispetto delle persone che realmente stanno male, il fatto dell'utilizzo di un certificato medico per ovviare questo problema lo trovo veramente vergognoso e me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Non lo dice lei, lo dico io. È veramente vergognoso e spero che poi ci sia anche l'ordine dei medici che magari invito l'ordine dei medici a fare un richiamo a questi medici perché il certificato medico è da fare assolutamente quando una persona sta realmente male, ma pensare che in 2 giorni il 50% in più delle persone stiano male è veramente un dato, insomma, abbastanza così difficile da essere credibile. Quindi ci vorrebbe un po' più di onestà intellettuale e da qui dovremmo ripartire magari per tanti altri discorsi. Chiudo la parentesi perché veramente io lo trovo fuori dal mondo, onestamente, una situazione di questo genere. La trovo veramente fuori dal mondo. Anzi, io invito anche se c'è qualche autista che vuole mettersi in contatto con noi e spiegarci le sue ragioni, gli do tutto lo spazio che vuole necessario per spiegare il perché manda un certificato medico a fronte di, perché qua si sta creando veramente un disservizio e persone che stanno impazzendo probabilmente per cercare di coprire le corse e tutto. Stiamo parlando anche di persone che vanno al lavoro, di persone che utilizzano il trasporto pubblico, di studenti. Ecco, Presidente Gentilini, siccome mancano, mi pare che lei abbia detto 170 corse, una cosa di questo genere, chi ci sta rimettendo in questo momento? Gli studenti, gli fruitori, il cittadino? Ma direi che in questo momento stanno, diciamo, fino a oggi ci hanno rimesso un po' tutti. Sicuramente alcune situazioni dedicate agli studenti sono state assolutamente carenti, ma anche il servizio in orari meno dedicati appunto alla scuola e più dedicati a chi utilizza il mezzo per lavoro. Tra l'altro sottolineo che gran parte di chi utilizza il mezzo per lavoro difficilmente può disporre di mezzi o di autonomie significative con mezzi privati, quindi utilizza il mezzo pubblico proprio perché è in difficoltà ad avere alternative. Peraltro devo dire che i genitori di tanti studenti in questi giorni hanno diciamo, assunto una posizione estremamente coscienziosa e quindi in previsione di una carenza del servizio o di difficoltà di servizio si sono premurati di supplire alla carenza del servizio portando loro stessi i figli a scuola, eccetera. E quindi questo ha permesso, se vogliamo, anche di ridurre i disagi. La previsione per domani, fortunatamente e contrariamente al trend che si è sviluppato nei giorni scorsi, ci porta a essere poco più ottimisti, non tanto perché abbiamo la sensazione di avere molti più autisti disponibili, quanto perché, ad esempio, sul trasporto extraurbano il gestore è riuscito con un grande sforzo a rimodulare, a rivedere un po' tutta l'organizzazione del servizio e sembra che riesca a contenere la perdita di linee, di trasporti sui 120, 119, 120 contro i 174 previsti nella giornata odierna. Quindi insomma un'attenuazione dei disagi sicuramente. Certo è come anche lei un attimo ventilava questo disservizio se da un lato andrà a garantire un minor disagio per gli studenti rispetto ad oggi, probabilmente impatterà invece proprio su quei lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico in orari diversi da quelli di punta. Quindi state cercando sostanzialmente nell'organizzazione del lavoro e di queste corse, state cercando di favorire gli studenti a scapito magari di altre corse in orari meno di punta. È così?
Stiamo cercando di spostare la coperta che è finita e che ha una forma adattabile, ma fino a un certo punto stiamo cercando di tirarla dove si cerca di creare il minor disagio, sapendo che comunque spostandola si crea disagio a qualcuno. Certo, beh, la Diciamo. coperta è quella, come si suol dire, la tiri da una parte e scopri l'altra, sostanzialmente. Esatto. Sono scelte difficili, sono scelte, però non abbiamo alternativa. Nella situazione in cui siamo, tutte le riserve sono state messe in campo, non c'è margine per ulteriori azioni correttive. Tra l'altro, ecco, ho recuperato un messaggio, uno dei messaggi vari che sono arrivati ieri a commento della nostra notizia, che le dicevo che abbiamo titolato a causa Green Pass le corse saltano come delle cavallette e probabilmente era un insegnante perché ha scritto, ecco perché avevo la metà degli studenti in classe oggi. Quindi ecco, al di là di tutto, al di là della buona volontà che lei si diceva dei genitori che si stanno organizzando in determinate condizioni, però è chiaro che insomma, stanno arrivando meno studenti anche nelle classi e probabilmente questo è dovuto proprio alla situazione di particolare criticità, anche perché sappiamo che insomma, soprattutto per gli studenti il servizio di trasporto pubblico già era quasi, non dico insufficiente, ma comunque era proprio al limite del limite. Si stava cercando di limare un po' con quello che c'era. Se lei mi dice saltano 120 corse e andiamo bene, 174 nella giornata di oggi, credo che sia una catastrofe, cioè, penso che non vorrei trovarmi sulla strada sostanzialmente come questi ragazzi. Sì, lei ha centrato il punto nel momento in cui si evidenzia il fatto che il trasporto pubblico locale riesce a garantire una qualità del servizio, diciamo, non ottimale nemmeno nei periodi ordinari. Questa situazione particolare, chiaramente fa esplodere il problema. È un discorso lungo, è un discorso di risorse, è un discorso di organizzazione, è un discorso di scelte politiche, di prospettiva sul ruolo del trasporto pubblico locale all'interno della nostra società. Negli anni, per una serie di motivi, il trasporto è stato un poco la Cenerentola degli investimenti. Le risorse sono moderatamente calate, ma in continuità nel tempo e quindi significativamente calate. E quando poi sono diventate un poco più significative, in realtà hanno semplicemente compensato l'incremento dei costi piuttosto che gli aspetti fiscali, piuttosto che comunque un servizio che nel tempo è diminuito anche in termini di chilometri percorsi. Quindi noi partiamo da una situazione abbastanza complicata e abbastanza al limite già in una condizione di lavoro ordinario. Oggi, come dicevo, questa situazione limite è esplosa. Come ragionare per il futuro? Allora, noi sappiamo che il governo non necessariamente per il PNRR, ma anche attraverso quello sta finanziando, tramite poi la regione, quindi tramite gli enti locali, sta finanziando un significativo rinnovo delle flotte, dei mezzi, con una svolta anche significativamente ecologica, quindi forti finanziamenti per mezzi a metano, elettrici, in prospettiva idrogeno. Questa scelta riguarda tanto i mezzi urbani quanto i mezzi extraurbani, anche se sappiamo che sulla città Brescia Trasporti è dotata già ora di mezzi totalmente alimentati a metano.
Cioè, stanno invecchiando e hanno bisogno di essere rinnovati. Allora, questi investimenti oggi e nei Però ecco, prossimi noi stiamo anni ci parlando, sono e cioè, ci saranno. Presidente, noi stiamo parlando comunque di investimenti di mezzi, ma qua mi pare di capire che mancano anche degli investimenti di uomini. Però prima di farla rispondere mi dia solamente un minuto perché devo andare in pubblicità, un minuto e poi rientriamo proprio su questo punto, che credo che sia un po' anche il nodo, perché se oggi abbiamo gli autobus, ma non possiamo farli guidare da nessuno, siamo un po' a piedi. Pubblicità, un minuto. Eccoci a 7:30, in collegamento con noi c'è il presidente della TPL di Brescia, Trasporto Pubblico Locale Giancarlo Gentilini, al quale rinnovo l'augurio di una buona serata e ancora i ringraziamenti per essere con noi stasera, perché capisco che non è neanche facilissimo venire in televisione e dire, sapete, ci mancano 170 corse, quindi sapete che insomma, la situazione è abbastanza tragica. Lei mi stava dicendo prima della pubblicità che il governo sicuramente attraverso il PNRR, la regione, insomma, stanno pensando, metteranno fondi per l'acquisto delle nuove flotte, c'è anche bisogno di mezzi, indubbiamente. Ma qui mi pare di capire che se oggi siamo in questa situazione manca anche un po' il personale, o perlomeno è talmente misurato, talmente risicato che adesso io non so, poi glielo chiedo se ha un dato da darci riguardo a quanti sono gli autisti che effettivamente non si sono presentati o se sono appunto questi 50 o meno. Però a fronte di una qualche unità che non si presenta, autisti che non si presentano, cioè, succede un patatrac sostanzialmente. Sì, è proprio così. Allora, sul tema delle flotte, del rinnovo delle flotte, come dicevo, stanno arrivando soldi e quindi le flotte verranno rinnovate in modo anche significativo in termini anche ecologici. Il tema di fondo però è che questi finanziamenti serviranno a rinnovare le flotte, non garantiranno necessariamente un significativo incremento del numero di mezzi. E poi l'altro tema che lei ha centrato perfettamente riguarda il numero degli autisti. E qui mi riallaccio a quello che è stato il trend degli anni passati con una continua riduzione della contribuzione sul trasporto pubblico locale. Questo ha determinato diciamo, un indebolimento strutturale. Che porta oggi ad avere poca disponibilità di uomini perché per problemi contrattuali, quindi stipendi diciamo poco appetibili per attività soprattutto sul trasporto provinciale, quindi non urbano, che impegna tante ore al giorno, eccetera, con stipendi decisamente diciamo ordinari ma tendenti al basso, ecco, in proporzione anche al Quindi numero delle ore di diciamo impegno. che non si prendevano gomitate per fare gli autisti degli autobus, insomma, non avete la coda. No, non si prendono gomitate e in più per diventare autisti serve un investimento significativo, per cui stiamo parlando di qualche migliaia di euro necessario per fare tutto il profilo di patente che serve, le abilitazioni professionali, eccetera. Quindi no, ecco, c'è un problema di autisti. Da questo punto di vista abbiamo osservato anche un certo travaso dalle aziende che si occupano del trasporto provinciale verso quella che si occupa del trasporto cittadino, che pur offrendo magari un lavoro più stressante da un punto di vista della complessità del traffico urbano, però impegna meno ore nella giornata l'autista e quindi lo stipendio diventa in qualche misura più proporzionato al tempo dedicato all'attività professionale. Brescia Trasporti poi sta mettendo in servizio anche diciamo tra le 10 persone questa settimana, più altre 4-5 nelle prossime settimane, quindi sta provvedendo a potenziare il numero di autisti, però è vero che sono un po' gli stessi autisti che si spostano da un'azienda a un'altra azienda, quindi non c'è anche qui, come nel caso degli investimenti sui bus, non c'è un effettivo incremento del numero di autisti, ma una rimodulazione della presenza territoriale. Quindi la situazione è complessa anche per questo aspetto. Per creare degli autisti serve tempo,
serve intanto rendere appetibile la professione, ma serve comunque tempo. Quindi non ci sono soluzioni nell'immediato. Ma c'è visto che lei diceva ci vuole tempo e quindi bisogna avere anche una programmazione, bisogna pensare anche che cioè, ci vuole un ricambio generazionale, insomma l'autista non penso che insomma, possa rimanere autista fino alle soglie della pensione, quindi deve essere anche insomma, diciamo, giovane, moderatamente giovane. Ecco. C'è un ricambio generazionale in questo oppure già cioè, siamo in ritardo, nel senso che non ci sono i nuovi ingressi. Ma nel tempo ci sono anche stati nuovi ingressi, però nel momento in cui, per stare nell'ambito territoriale della provincia, ci sono imprese di autotrasporto che hanno, loro sì, investito su una prospettiva di crescita e di sviluppo delle loro attività imprenditoriali e sono diventate appetibili da un punto di vista della remunerazione verso autisti che prima svolgevano l'attività del trasporto pubblico locale, è chiaro che si è creata attraverso una regola di mercato un'attrattiva verso altri datori di lavoro, altre tipologie di lavoro che hanno in qualche misura fatto fruttare il fatto di avere la patente dedicata e certe abilitazioni professionali. Quindi c'è anche questa dinamica. Mi sta dicendo che è un po' come nel settore aereo, tutti vogliono continuare a lavorare, vorrebbero continuare a lavorare per Alitalia e non per ITA, che ha rimodulato i contratti molto più al Esatto. ribasso rispetto alla vecchia Alitalia, che però Esatto. sappiamo che fine ha fatto sostanzialmente. Presidente, io la ringrazio per la disponibilità di questi giorni, per i dati che ci dà, perché ci consente anche di fare un'informazione il più corretta possibile e spiegare perché se un po' troppe persone rimangono a piedi, ecco, stavolta non è proprio tutta colpa vostra, ma gran parte diciamo che dovrebbero assumersela anche chi lavora e altri cittadini. Che come i cittadini che prendono gli autobus invece non stanno facendo il loro lavoro, non stanno facendo un bel servizio né a loro né all'azienda per la quale lavorano, nemmeno alla collettività, è il caso di dire nel vostro caso. Alla prima occasione l'aspetto anche qui in studio, così avremo un'interlocuzione un pochettino più sciolta, va bene? Molto volentieri, la ringrazio e saluto anche i suoi telespettatori. Grazie, continueremo a disturbarlo in questi giorni per avere questi dati e per vedere se poi dalle 119 corse che saltano domani, e magari dopodomani ne avremo un'ottantina e poi cercheremo di vedremo se il trend sarà in quella direzione. Lo auguriamo. Grazie, buon lavoro allora Presidente, buon lavoro, grazie. Grazie. Ringraziamo Giancarlo Gentilini, Presidente della TPL di Brescia, Trasporto Pubblico Locale, perché ci ha dato informazioni preziose, ci ha permesso anche di capire insomma, cosa sta succedendo proprio appunto per i lavoratori che non vogliono sottoporsi e non vogliono adottare il Green Pass, ad esempio in questi casi questo è quello che sta succedendo. Rinnovo, se c'è qualche autista che insomma, si trova in questa situazione, vuole venire a spiegarci le proprie ragioni, c'è qui lo spazio, gli diamo tutto lo spazio che vuole per capire anche l'altro punto di vista, perché per noi l'importante è capire. Ci vediamo domani sera a 7:30, buona serata a tutti, grazie.